Sport e spettacolo uniti per mettere in guardia i bambini e gli adolescenti dai rischi dell'abuso di smartphone, tablet e social network. Al Teatro Comunale Galeotti di Pietrasanta è andato in scena il secondo appuntamento del progetto Sconnessi in Salute, promosso dall'associazione Riaccendi il Sorriso. In platea circa 500 alunni degli istituti comprensivi della Versilia. Sul palco performance di calcio e padel, judo e ginnastica ritmica. Fra i testimonial intervenuti l'atleta pietrasantino Nicola Vizzoni, argento olimpico e allenatore della nazionale italiana di lanci. Adesso come tecnico, come allenatore ho un rapporto, diciamo, io personalmente forse lo uso un po' di più perché devo tenere contatti con tanti atleti, però ecco, gli atleti quando entrano in palestra, quando sono a tavola, a pranzo, a cena, non facciamo usare il cellulare perché devono dialogare. Abbiamo perso un po' il bello del parlare, del confrontarsi. A volte si mandano i messaggi allo stesso tavolino e questo non è educativo. È stato lanciato nell'occasione il concorso rivolto agli studenti di tutta la provincia di Lucca che dovranno realizzare degli elaborati sulla dipendenza da smartphone e dai social. Fra gli interventi chiave quello dei funzionari della Polizia di Stato. E noi ci occupiamo della prevenzione e del contrasto di tutti i crimini che fanno parte del cybercrime. E quindi dall'adescamento di soggetti minori al contrasto forte alla pedopornografia anche con strumenti di sottocopertura, al contrasto e alla prevenzione del fenomeno del cyberbullismo che coinvolge oggi tantissimi soggetti minori. Di vedere centinaia di bambini in platea che guardano con entusiasmo e passione gli altri bambini sul palco è stato veramente emozionante, ci spinge sempre di più a continuare in questo nostro sogno di poter creare alternative